Prima di fare AstraZeneca ci ho pensato un sacco e dopo ho detto no, io voglio fare questo vaccino proletario. Il vaccino proletario, costo 3 euro. In Italia più di 2 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di AstraZeneca. Insegnanti, professori, forze dell'ordine. All'inizio l'Agenzia Italiana per il Farmaco lo aveva autorizzato solo per gli under 55. Ora invece potrebbe decidere tutto il contrario, di utilizzarlo solo per chi ha più di 55-60 anni. Così hanno già fatto Francia, Germania, Svezia, Islanda, Finlandia, Canada e Paesi Bassi. Si attende l'ultima parola dall'Agenzia Europea per il Farmaco, i cui tecnici sono tornati a riunirsi oggi alla luce dei rari episodi di trombosi che si sono verificati in queste settimane. 30 in Gran Bretagna su oltre 18 milioni di vaccinazioni, 31 in Germania su 2,7 milioni di dosi, 12 casi in Francia su quasi 2 milioni di vaccini e 5 casi in Olanda su 400.000 dosi somministrate. Al 31 marzo l'EMA aveva censito 44 episodi nell'area europea con 14 morti su oltre 9 milioni di somministrazioni. Alcuni casi si sono registrati anche in Italia. Una ragazza di 32 anni, un insegnante, con una forte emorragia cerebrale dovuta a trombosi. Il sottosegretario Pierpaolo Sileri l'ha detto che spera in un'indicazione chiara sulla fascia d'età a cui somministrare AstraZeneca per ridurre al minimo i rischi. Ma su questo punto c'è disaccordo, perché rari casi di trombosi si sono verificati anche in persone vaccinate con più di 55-60 anni, come fa notare il professor Mannucci, uno degli esperti interpellati dall'AIFA. Al Ministero della Salute questa sera è convocata una riunione proprio con i responsabili dell'Agenzia del Farmaco, in attesa delle decisioni che prenderanno i colleghi europei. Se dovesse arrivare uno stop per gli under 55 sarebbe un bel problema. In Italia ad oggi oltre 2 milioni di persone vaccinate con la prima dose di AstraZeneca sono in coda per ricevere la seconda dose. Quasi tutte hanno meno di 60 anni. Cosa dovranno fare? Ecco, adesso